parliamo di un tema molto particolare, sentito più o meno da tutti, perché si parla di sport, di famiglia, quindi di salute e anche un po' di portafoglio. Monica. Eh sì, andiamo a presentare i nostri ospiti, è rimasto in nostra compagnia Marcel Vulpis, direttore di sporteconomy.it, Con estremo piacere. con i conti ovviamente a grande dimestichezza, Super. e poi la sociologa Luciana D'Ambrosio Marri, benvenuta. Buonasera a Costantino Genangeli, che è un papà di due ragazzi, Alessandro e Anais. Buonasera. E poi c'è Monica Valenziano, la mamma di Rebecca, una ragazzina di 13 anni, quindi ci racconteranno la loro esperienza. E naturalmente benvenuto al presidente della WISP Roma, Gianluca Di Girolami. Grazie per aver accettato il nostro invito. Cominciamo, se sei d'accordo, Tommaso, con Io il sono vedere. d'accordissimo, sempre Subito, senza d'accordo neanche con te, sapere lo sai, cosa. con te a prescindere. Vediamo insieme la scheda di Cristina Ippolito che ci fotografa il momento che stiamo vivendo, questa crisi che ovviamente riguarda le famiglie italiane e che coinvolge anche lo sport. La crisi economica colpisce gli stili di vita degli italiani, quindi la loro salute. La situazione, le stime Istat di fine ottobre sull'andamento dei prezzi sono un po' meno allarmanti che in passato. Una debole ripresa c'è rispetto ai precedenti 2 mesi di deflazione, ma le famiglie si trovano ancora a fare i conti con un serio ridimensionamento delle risorse. Dalla ricerca del Censis Sport, Medicina e Società Italiana, diffusa il 23 ottobre al Congresso dei Medici Sportivi, emerge però una buona notizia. Lo sport si salva in parte dai tagli dovuti ai problemi economici. Infatti, soltanto il 22% degli italiani ha rinunciato alla palestra, alla piscina, alle altre attività a motivo della crisi. Quanti hanno deciso di fare a meno del ristorante sono ben il 45%. Certo, sempre secondo i dati Censis, è più facile disdire la palestra che smettere di spendere per le sigarette. Appena il 16% decide di dare l'addio al fumo. Preoccupante nei numeri il fattore sedentarietà. 6 italiani su 10 non fanno sport. I sedentari sono più di 24 milioni e il tasso di inattività sfiora il 55%. In Europa siamo superati in pigrizia soltanto da Malta, Cipro, Serbia, Regno Unito. Sempre in Europa siamo secondi nella sedentarietà tra gli 11 e i 16 anni, tanto che i medici sportivi riuniti a Catania dal 23 al 26 ottobre hanno chiesto al Ministero della Salute di introdurre la sedentarietà come una malattia vera e propria, riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale. Il movimento insieme all'alimentazione è una delle garanzie del benessere e diversi studi dimostrano come la pigrizia cronica indebolisca anche il sistema nervoso e i processi di apprendimento. Una bocciatura alla forma fisica degli italiani era arrivata in aprile dal rapporto Osserva Salute 2013, pubblicato da un osservatorio sulla salute nelle regioni italiane che ha sede presso l'Università Cattolica a Roma. È in sovrappeso il 44,2% degli uomini rispetto al 27,2%. 6% delle donne. I bambini e gli adolescenti in eccesso di peso sono il 26,7%, cioè più di un giovane su 4 dai 6 ai 17 anni. In Italia solo un bambino su 10 fa attività fisica in modo adeguato alla sua età, perdendo tra l'altro un essenziale fattore di socializzazione. In più tablet, telefonini, videogiochi non aiutano i ragazzi a muoversi. La scuola può fare molto. Da quest'anno il Ministero dell'Istruzione e il CONI hanno messo insieme le loro competenze per attuare il progetto Sport di classe, 2 ore di educazione fisica settimanali per le classi primarie di terza, quarta e quinta in tutta Italia. Nel progetto saranno coinvolti anche i privati. Superare gli ostacoli economici e non solo verso la diffusione della pratica sportiva è un passo verso il podio. Esaustivo il servizio di Cristina Ippolito, i temi toccati sono tanti e noi cominciamo ad andare con ordine. Direi di cominciare da Gianluca Di Girolami. Nel servizio si diceva tagli da parte del governo in tanti settori, alcuni, sebbene in misura minore, anche nello sport. Di fatto questo che cosa significa? In che cosa si trasforma? Ma diciamo che rispetto ai tagli del governo noi ne risentiamo relativamente, perché poi quello che viene stanziato dal governo italiano nei confronti dello sport principalmente ricade all'interno del CONI, quindi diciamo a livello territoriale a cascata arriva pochissima roba. Noi ci confrontiamo con il territorio quotidianamente, forse quello è il dato più importante, l'indicatore. Mi è piaciuta la scheda perché diciamo da un taglio molto legato ai temi della salute, agli stili di vita, alla sedentarietà e alla lotta alla sedentarietà. Quando parla del 22% dice è andato buono, in realtà
a fronte del dato di sedentarietà è un dato altissimo, cioè che il 22% di italiani che prima faceva sport con questo livello di classifiche europee rinunci, vuol dire che ci fa precipitare ancora più in basso. Un dato solo per capirci, noi lavoriamo molto su questo tema, cioè il cambio degli stili di vita e specie dei più piccoli, perché sappiamo che è lì che si inizia, prima ancora della disciplina sportiva. Ora, qual è l'indicatore che colpisce di più? L'ultimo dato sulla povertà infantile in Italia ci mostra una cifra, oserei dire, raccapricciante. Siamo passati negli ultimi 5 anni da 700.000 bambini poveri a quasi 1.400.000, quasi raddoppiata, bambini sulla soglia di povertà. Sapete qual è l'indicatore che impedisce qualsiasi tipo di modello, di modifica di modello di vita e di stile di vita? Non è il genitore che ha determinata una determinata cultura, non è l'ambiente, è la povertà. Cioè la povertà impedisce al bambino di modificare il proprio stile di vita, quindi di andare incontro alla salute, quindi andare incontro a un diritto fondamentale, che è quello al gioco, al movimento e alla vita. Quindi la crisi arriva lì. E quando arriva lì... E poi lo sport è anche salute, no? Quindi... Ma è socialità, è vita collettiva, è democrazia. Il momento in cui noi raddoppiamo in 5 anni quella soglia di povertà nei confronti dell'infanzia in un paese come l'Italia, stiamo mettendo un'ipoteca molto pericolosa sul nostro futuro. Quindi è lì, se io devo chiedere al governo dove deve andare a combattere la povertà infantile, il resto viene da sé. Se noi arriviamo sullo sport rischiamo di non riuscire comunque a rompere quel muro, che è un muro molto alto. Monica, cosa significa per una famiglia iscrivere un figlio a un'attività sportiva extrascolastica? Quali rinunce comporta? Le rinunce sono sicuramente riguardano soprattutto gli adulti. Per esempio, rinuncio io, sono una mamma divorziata e quindi lo sport di Rebecca è sempre stato estremamente importante. Ha sempre nuotato e ha avuto da piccolissima la passione per la danza classica. Soprattutto la danza richiede uno sforzo economico notevole, perché comunque le scarpe e le divise costano molto, ci sono i saggi finali, quindi diciamo che i maggiori tagli li subisce l'adulto, perché preferisco rinunciare a qualcosa che riguarda me piuttosto che far abbandonare a lei una cosa che secondo me è fondamentale per il suo sviluppo psicofisico, per il suo benessere, anche per evitare questa sorta di marginalizzazione che vivono i ragazzini in preadolescenza, questo stare fuori, isolamento. Sì, e poi stare magari per strada a fare cosa. Sono i genitori poi a dover fare delle rinunce, Costantino Gianangeli, e così alla fine ne hai addirittura due, quindi... Sì, parzialmente sì, è vero, più che altro è una scelta casomai un po' modulata delle passioni e delle attività che coinvolgono me in prima persona, e quindi che da una parte, essendo io, avendo un'associazione sportiva che fa un'attività sportiva, in qualche maniera ho condizionato, se vuoi, i miei bambini a seguire questa attività, che è un costo interno, diciamo così. Se no c'è anche l'attività fatta a scuola, che abbiamo preferito perché ha un costo più basso sicuramente di un'attività extrascolastica, questo sì. Dal punto di vista sociale, che risvolto ha questa situazione? Abbiamo parlato appunto di giovani che rinunciano allo sport, sappiamo che è il primo strumento di aggregazione sociale, sì, e dunque vanno verso un isolamento, sono incapaci di relazionarsi con i loro coetanei e non solo. Ma io direi che in linea generale lo sport fa parte proprio della formazione primaria, no? dell'individuo, perché fermo restando la dimensione fisica, no? E quindi orientata alla salute, contribuisce proprio in modo determinante alla formazione della personalità del bambino e quindi poi del preadolescente e così via. Il valore fondamentale dell'educazione allo sport, fermo restando i problemi della scuola, no? Nel praticare questo in un momento di questo genere, o dei genitori a favorire l'attività sportiva dei figli, ha come conseguenza il fatto che questi bambini, soprattutto appunto quelli che oggi hanno 8-9 anni, quindi sono nel pieno, no? dell'età in cui si comincia a sviluppare, no? e a proiettare un'attività sportiva di medio
medio periodo. È chiaro che sono in un momento in cui la formazione della personalità, la formazione all'interazione con gli altri, a riconoscere se stessi anche attraverso il rapporto, no, con gli altri bambini, è dentro una dimensione di gruppo, no, comunque sia, dove c'è un obiettivo che in parte è comune e in parte individuale, dove bisogna mediare, no, tra il comportamento appunto di se stessi, no, nei confronti di un allenamento, nei confronti di un impegno, nei confronti di una bellezza, no, del movimento o di quello che significa, no, per il bambino raggiungere un determinato obiettivo e traguardo. Ecco, nel momento in cui tutto questo viene a mancare, oltretutto viene a mancare in un clima più ampio, no, che è, come possibile, per certi versi negativo, no, e depressivo, cioè è di rinuncia, no, non è di non faccio questo ma faccio un'altra cosa che è più bella. Un euro investito nello sport equivale a 3 euro invece risparmiati sulla salute. Di Girolami, parto da lei e da questo dato, secondo me, significativo per far capire il problema ai nostri telespettatori. Diciamo anche quanto incide la crisi proprio sulle iscrizioni e quanto anche condiziona magari la scelta di uno sport rispetto a un altro. Allora, questo è un dato sicuramente importante. Guardi, io mi accontenterei che un euro investito nello sport facesse risparmiare un euro nella salute, già staremo qui, tre siamo, come dire, siamo over. Sì, siamo oltre, diciamo, mi accontenterei uno a uno. E questo ormai è un dato acquisito. Ora, come diceva prima chi mi ha preceduto, il problema è che poi non c'è una conseguenzialità, ma è un dato che nessuno contesta, ribadisco, mi accontenterei dell'uno a uno, ma nessuno contesta il dato. Quindi bisognerebbe investire e favorire una cultura dello sport, attenzione, del movimento, dei sani stili di vita. Stati Uniti, è vero quello che si dice, che ovviamente rispetto allo sport di prestazione storicamente e culturalmente c'è una grande attenzione, ma ormai sono 4 anni che la presidenza degli Stati Uniti ha portato all'interno delle scuole una campagna, si chiama Let's Move, che non nomina la parola sport, ma punta esclusivamente ad abbassare l'obesità, la sedentarietà, certo. Perché 4 anni fa è iniziata la riforma sanitaria di Obama. Dirlo oggi, insomma, visti i risultati elettorali, però, insomma, ha fatto una mossa comunque storica per quel paese e ha capito che se non interveniva a livello scolastico, prima o poi quella, come dire, la riforma sanitaria non sarebbe stata sostenibile rispetto agli stili di vita. Quindi ha avviato questa campagna, Let's Move, muoverci, muoviamoci. Ora, questo cosa diventa all'interno di una associazione sportiva piuttosto di un impianto sportivo come quello che gestiamo noi a Roma? Sicuramente si sente. Ha detto, ovviamente, le famiglie fanno scelte e, proprio per quello che dicevamo, proprio perché c'è quella coscienza, i genitori riducono o smettono, a secondo qual è il livello di crisi che deve sopportare una famiglia, e lasciano ai più piccoli. Ma questo non è un bene, cioè, ovviamente all'interno di una famiglia si fa naturalmente, lo fai fare a tuo figlio, che fai? Dopodiché, se smetti di farlo te, o smetti di, come dire, quell'elemento di socialità, quell'elemento di rapporto, non è che un adulto non ce l'abbia. Cioè, al momento che rinunci a fare sport, stai perdendo qualcosa anche te nella relazione col mondo che ti circonda e, mi permetterete di dire, anche con i tuoi figli. Quindi su questo punto direi che è evidente. Noi su Roma, io quello di osservatorio, ma credo abbastanza comune, abbiamo un effetto a macchia di leopardo, ma generalizzato, una tendenza alla difficoltà anche delle associazioni piccole e medio piccole, che sono quelle con cui noi abbiamo un rapporto più forte, a stare sul mercato, a stare dentro i pagamenti, a stare appresso, e questo mi permetterei di, come dire, di inserirlo dentro quello che è un discorso probabilmente che non centrato completamente, ma tutti i temi della burocrazia, della medicalizzazione eccessiva dell'attività sportiva, che sta producendo difficoltà grandissime all'interno dell'associazionismo di base. Quindi difficoltà per le famiglie che ricadono sulle associazioni di base, che sono tenute da padri di famiglia, non è che sono tenute da entità, come dire, così, non tangibile, cioè l'associazionismo sportivo è fatto di volontariato. Solo questo dato e smetto, forse pochi lo sanno, ma dentro il volontariato di un paese come l'Italia la fetta più grande è quella legata al volontariato sportivo e non è riconosciuto. Monica e Costantino, avete parlato prima delle difficoltà di una famiglia per poter permettere ai propri figli di praticare sport, l'ha ribadito anche il presidente della WISP.
Ma nello specifico le rinunce che voi come genitori dovete fare tutti i giorni, nello specifico quali sono poi in realtà? Alcune di quelle alle quali ha accennato Marcel Vulpis, tipo in termini di tempo libero, oppure ce ne sono anche di più materiali? Sicuramente ci sono quelle appunto del tempo, perché accompagnare, ad esempio semplicemente oggi, accompagnarla a danza e tornare indietro mi è costato almeno 30 minuti per un tratto di strada veramente irrisorio. E comunque... Più la benzina. Più la benzina, naturalmente, ma poi appunto rinunce personali, perché io avrei bisogno invece di fare... Ma tipo si rinuncia all'abbigliamento, Si rinuncia ad andare a mangiare fuori, si rinuncia all'abbigliamento, a farsi i capelli tutti i mesi, insomma si fanno certamente altri tipi di rinunce, perché vai per priorità. E poi, essendo io anche una psicomotricista, ci credo all'apprendimento attraverso il corpo, quindi allo sviluppo psicofisico del bambino attraverso il movimento, mi sembra prioritario dare maggiore rilevanza al lavoro, all'individuo in crescita. Assolutamente. Costantino, anche la tua testimonianza, veloce, poi facciamo un passo. Sì, sono sulla stessa falsariga. Sicuramente rinuncia in primis la pizza fuori, anche la pizza soltanto. Poi un taglio anche alle vacanze in senso più ampio, quando erano possibili, e quindi così si riesce a avere la possibilità di far fare sport comunque ai figli. Se Qual no, è l'aiuto proprio... che vi piacerebbe ricevere anche da parte delle istituzioni scolastiche? Beh, lo sport gratuito non sarebbe male, ma all'interno dell'istituzione stessa, perché forse avere una spesa più... congruente e forse già basterebbe, perché comunque alcune realtà con spese non eccessive già ci sono, e quindi penso sia sostenibile. Non mi sogno che in Italia si possa mai realizzare il modello americano, il modello statunitense, però come diceva prima Gianluca Di Girolami, già legare in qualche modo più approfondito, no? Lo sport alla scuola, certo. Ancora più di così, sarebbe un bel passo avanti, certo, anche da un punto di vista dei costi, certo. Credo. Dovrebbe essere inserito nel piano d'offerta formativa di una scuola. Dottoressa, parlavamo anche della crisi che incide sull'alimentazione degli italiani, che diventa ipercalorica, e quindi i danni che ne derivano per la nostra salute. E certo, perché non solo gli adulti, no, che già appunto rinunciano a una serie di attività, però poi è chiaro che se lo spostiamo sui bambini, no, sui bambini e sugli adolescenti, dei quali parlavamo prima, in particolare loro, no, proprio dei propri figli, è evidente che il connubio obesità e alimentazione, obesità diciamo legata all'alimentazione associato a una carenza di attività sportiva, è evidente che sul medio lungo periodo i problemi di salute esistono. Però io non scollerei questo concetto di salute fisica da quello di salute mentale, perché sono diciamo fortemente connessi, cioè corpo e psiche vanno, l'insano, no? Il corpo resano. Sì, ma oltretutto questo è sempre più dimostrato anche dalla medicina tradizionale, quindi senza andare necessariamente a prendere i filoni della medicina alternativa che dicono questo da secoli. E in ogni caso, anche da un punto di vista psicologico, è fortissimo, no? il dialogo che c'è tra mente, no? e corpo. Allora, la sanità della persona, e quindi i costi anche in proiezione del sistema sanitario, eccetera, eccetera, vanno visti anche da questo punto di vista. Quindi un benessere dentro uno Stato democratico, la salvaguardia di un benessere individuale e del benessere collettivo sono, diciamo, abbastanza connessi, no? tra loro questi aspetti, non sono totalmente separati. E quindi secondo me, fermo restando che appunto non ha senso, no, colpevolizzare le famiglie che rinunciano invece, no, a tutta una serie di cose per le contrazioni a cui sono costrette, e quindi sì, si pongono delle priorità differenti, però diciamo che potrebbero esserci delle azioni compiute dai vari soggetti che hanno delle responsabilità macro, no, a livello di governo, a livello di istituzione, a livello politico, a livello di sistema formativo, per cui ognuno per le proprie responsabilità dovrebbe ragionare in un'ottica
un'ottica però integrata, perché diciamo, per esempio, attualmente è possibile nel 2014 diciamo, dedurre, no, delle spese per le attività sportive dei propri figli al 19%. Allora è una percentuale, un 19% con diciamo, un tetto di spesa per l'attività sportiva annuale del figlio che è di 219 euro, se non sbaglio. Allora questa cosa è dire risibile, troppo bassa risibile. E dire, già dirlo non elegantemente, bastare, perché è ridicola. No? E però ecco, insieme a questo andrebbe, senza arrivare magari a come l'esempio che faceva Vulpis della cultura americana nella scuola, no, e dello sport, però sicuramente promuovere una cultura dello sport che non sia dentro scuole che vedono appunto ogni quattro scuole c'è una palestra, no, che non funziona o è del tutto assente, no, per cui durante l'ora di educazione fisica i bambini o gli adolescenti anche dei licei devono migrare, no, da una scuola a un'altra. I maestri di lettere appunto, perché poi c'è una carenza di insegnanti. Allora voglio dire, si tratta, no, voglio solo aggiungere una cosa, si tratta di innescare, no, dei diciamo di favorire delle azioni e quindi delle attività che in un modo integrato favoriscano dei circoli virtuosi, no, perché altrimenti è chiaro che fare solamente un'azione è un'azione che ha senso a macchia di leopardo. In più questo è un paese che non si può continuare a reggere sul volontariato, no, riconosciuto come suo grande contributo, ma non riconosciuto in nessun altro modo, anzi con dei tagli, no, rispetto a associazioni che si occupano di questo. Parliamo dell'impiantistica anche sportiva, Marcella. Penso che siamo in una fase quasi medievale, quindi non, siamo arrivati veramente a dei livelli da cenozoico avanzato. Mi permetto però di lanciare un'idea. In Danimarca, ad esempio, sul tema del trasporto, quindi chi utilizza la bicicletta rispetto alla macchina riceve una serie di agevolazioni. Chi va in auto ha il diritto ed è libero di andarci, però dice, visto che tu stai inquinando, paghi qualcosa in più che poi viene rimesso nella società. Allora lì nel servizio molto interessante della collega si parlava del fatto che Cristina Ippolito, fermiamo. Nonostante che c'è questa povertà, però ci sono ancora delle persone che continuano a spendere, secondo me sbagliando perché sono un antitabagista convinto, i soldi nel tabacco, quindi nelle sigarette. Allora tassiamo pesantemente chi vuole fumare, perché è un loro diritto fumare, così come un nostro diritto non ricevere il fumo, però che almeno questi soldi che vengono buttati su una cosa che provoca danni irreparabili alla salute venga poi magari rimesso in un circolo virtuoso. Allora io dico, non è che ci vuole un genio, basta un Parlamento mediamente veloce. E allora, certo, per chiudere con la battuta di Let's Move, diciamo ai nostri politici, let's move, cioè muovetevi un attimo, perché qualcosa dovete pure fare. Le piace questa idea di Marcel Vulpis? Accoglie questa provocazione? Ma modi di prendere soldi, una volta c'era il Totocalcio, adesso ci sono decine e decine di agenzie di scommesse che diciamo, vabbè, lì c'è un grande tema del nostro, poi come USP e non solo, con altre tantissime associazioni sul tema del gioco e del gioco d'azzardo. Certo. Noi, cioè, esiste il gioco. Il problema non deve essere azzardo, non deve, come dire, però diciamo, a me qualsiasi cosa vada in quella direzione va bene. È evidente che è necessario capire che quel rapporto su cui siamo partiti di 1 a 3, 1 euro investito, 3 euro risparmiati, è, ribadisco, mi basta molto meno, è il punto di un grande cambio culturale. Allora, il grande cambio culturale non possono sobbarcarselo le famiglie in crisi. Famiglie in crisi devono pensare ad arrivare alla terza settimana. E allora non posso chiedere a loro il cambio culturale, perché io posso anche ridurre, lo dico contro i miei interessi, che poi gestisco un'associazione di associazioni e un impianto sportivo tra i più grandi che ci sono a Roma, ma posso anche ridurre lo sport nei luoghi codificati. Ma devo acquisire una cultura del movimento, una cultura del gioco, una cultura dello sport che può essere fatto nei luoghi non codificati, che sono quelli della città, che sono quelli della campagna, sono quelli della montagna, sono quelli del mare, che comunque producono una cultura che avrà una ricaduta positiva sulle economie, sulla socialità, sulla vita di un paese.
Cioè laddove c'è maggiore movimento ci sono maggiori diritti e maggiore democrazia. Guardate che questa è una, come dire, è semplice, ma... Però mi permetti, allora, se tutto questo è giusto, quello che tu dici, allora cos'è che manca? Manca una mano e un indirizzo politico. Ma cioè, questo, cioè è inutile che giriamo intorno al dito. La problematica è, allora, lo sport fa bene, produce un rapporto di 1-3, chi si deve occupare di questo? La classe politica. Lo so, però la classe politica ha delegato questa cosa ormai da anni. Ma non può delegare, perché l'indirizzo, la legge, la fa il Parlamento, non la facciamo io e te. Quindi ciascuno si deve prendere una responsabilità politica, anche morale, e una responsabilità anche del momento storico del Paese. Non so se mi sono spiegato. Cioè ci sono momenti in cui, se qui va tutto bene, tipo anni 90, non stavamo a parlare di questo. Adesso stiamo in una fase di deflazione, che per dirla in italiano vuol dire che le aziende che producono beni e servizi di largo consumo stanno diminuendo i loro prezzi al consumo. Perché questo? Sperando che la capacità di acquisto, di consumo delle famiglie possa diminuire. Aumentare. Ma è un fatto negativo, cioè passare dalla recessione alla deflazione è come se tu passassi da un male al braccio a una gamba in cancrena. Quindi è chiaro che bisogna arrivare a degli interventi diretti, e quindi, siccome la RAI è servizio pubblico, l'invito è che si arrivi velocemente a fare qualcosa per fare in modo che quello che dice giustamente il Presidente della Luis Roma diventi qualcosa di concreto. Il messaggio è chiaro. Sentiamo anche l'augurio da parte dei genitori, Monica e Costantino. Qual è la speranza per un domani, per lo sport del futuro? Per i figli. Io mi auguro che, appunto, che lo sport rientri sempre di più all'interno dell'offerta formativa, perché per esempio mia figlia è una di quelle che non ha la palestra a scuola e che deve andare, fa la corsa intorno all'isolato. Questo non accade sempre, nel senso che per uscire poi c'è bisogno di due insegnanti che li accompagnino, essendo minorenni. E quindi mi auguro per questo paese che lo sport non sia considerato sempre una quota marginale nell'educazione di un figlio. Sì, speriamo che possano fare sport scelto e di qualità. Sintetico ma efficace. È il no più difficile detto ad Alessandro e Anais in termini di sport? Ma non è un no diretto, guarda, posso dire che è una scelta, adesso vediamo. Insomma, c'è una specie di gioco di ombre cinesi tramite il quale poi si arriva alla comunicazione del no. Solo. Siamo in chiusura, un telegramma. Sì, no, solo una battuta a proposito della responsabilità politica che citava Vulpis. Secondo me è fondamentale mettere in moto, appunto, a livello alto, un sistema formativo che metta lo sport al centro, come valore proprio formativo dell'individuo e della persona, non necessariamente imitando modelli come posso dire da clonare qui in Italia, però l'esempio della Danimarca, che oltretutto appunto ho avuto occasione di conoscere per motivi personali, è un esempio forte, no? E non è il solito mito dei paesi nord europei, è il si può fare, no? Manca la volontà di farlo, quindi speriamo che i vostri e i nostri appelli vengano ascoltati. No, anche perché è un volano di sviluppo economico, è un volano per l'occupazione, quindi dal momento che c'è un tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, al 44%, anche l'attività sportiva può essere un'area di sviluppo economico. Stiamo sforando, gli andiamo di casa veloci, Monica. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a Tommaso Micalozzi, mio compagno d'avventura questa settimana. C'è il TG Sport con Maurizio Fanelli e noi torniamo domani puntuali. Sì, e per dare il buon esempio io vado a correre. Buonasera a tutti. A domani alle 16:30, vi aspettiamo.